Allora ragazze e ragazzi, anche stasera è andata in onda su Canale 5 La Scelta di Uomini e Donne. Oggi protagonista è stato Lorenzo, il tronista che da mille milioni di mesi, io me lo ricordo boh, come se fosse passato un anno, tipo da settembre, che è sul trono e ha portato nella villa durante il weekend prima della scelta le ultime due corteggiatrici rimaste, Giulia e Claudia. Faccio un piccolo PS, la voce adesso ce l'ho, solo che siccome è notte, ovviamente ormai vi ho abituato con questa voce un po' bassa, un po' maschia, quasi ASMR, e quindi continuiamo con questo filone. Allora, dall'inizio questa puntata è stata trash come l'altra settimana e quindi non ha deluso le aspettative. Però, io devo dire che nei primi boh, 20 minuti di trasmissione io pensavo che la scelta fosse palesemente Giulia, dato che durante uno dei primi incontri tra Lorenzo e Giulia, Lorenzo gli ha detto: "Guarda, stai tranquilla, usciremo entrambi vincitori da qui." E quindi ho detto: "Ma vabbè, ma se dici già questa cosa..." Però ovviamente ragazzi, non tutto possiamo dare per scontato, soprattutto i programmi di Maria. Mentre Claudia, dall'altra parte, incazzata nera, piangeva e ovviamente usciva delle frasi da trash italiano. Io ti dedicherei vaffanculo di Marco Masi. Ma va, ma che cazzo c'è stata a ride? Ma questo parla come Checco Zalone comunque. Dall'altra parte Giulia lo porta in piscina e gli fa anche e soprattutto la sorpresa del videomessaggio del padre, che devo dire mi ha sorpreso molto, non tanto come sorpresa, ma mi ha praticamente fatto conoscere un Lorenzo diverso, nel senso che io prima di stasera non è che avevo molta simpatia a Lorenzo, lo ritenevo un po' buzzurellone, no? Come si dice da queste parti, uno che... gli garbava annusà un po' la fichina di tutte e era lì solo per divertirsi e solo per business, però grazie a questo videomessaggio devo dire leggermente mi sono ricreduto, ho visto anche che comunque è un ragazzo con dei principi e mi sono anche emozionato quando appunto lui ha parlato del padre e che è il suo eroe, che lui da grande vuole diventare come il padre. Pagliaccio così, ma in verità lo fai per pudore. Sai, papà non è stato bene. Ovviamente anche questa seconda puntata è stata ricca di ospiti, una fra tutte la dama della nebbia, Gemma Galgani, che arriva in soccorso alle due dame. La cosa che io sento e che mi fa pensare a te. Torna poi anche una seconda volta per parlare con Lorenzo, però questa volta non piange e non regala assolutamente nessun amuleto. Dopo la sorpresa del messaggio del padre, Claudia, disperata, esce dalla villa e se ne va, perché dice: "Io è inutile che sto qui, la scelta ormai è palese, dopo questa ha giocato sui suoi punti deboli, è normale che sceglie lei." E Lorenzo le va dietro e la convince poi in qualche modo a tornare e finire appunto il weekend, fino a quando l'ultima notte Lorenzo decide di abbandonare la villa perché appunto finalmente ha scelto. Da questo momento, ragazzi, che si sta preparando la festa nel castello, è un'escalation di trash che più trash non se ne può più vedere. Cioè, è un programma bellissimo, ragazzi, lo dovete vedere. Se voi non lo guardate, non siete nessuno, non siete abbastanza trash per guardare me, i miei video e soprattutto non siete abbastanza trash nella vita, un po' di trash ci vuole. Prima tra tutte, innanzitutto, Tina Cipollari, che in questa seconda puntata è nella veste di veggente che vuole prevedere un po' il futuro di Lorenzo e ci fa anche abbastanza ridere. Una delusione invece me l'ha data Anahi con la sua squadra, che ovviamente era presente anche in questa puntata, che doveva giudicare un po' male, anzi malissimo, gli outfit degli invitati alla festa e soprattutto i vestiti dei parenti e degli amici dei protagonisti. Ma se l'altra settimana ci avevano abituato con dei commenti un po' frizzicarelli, un po' cattivelli, in questa settimana, oggi, stasera o ieri, non so quando metterò questo video,
È stata abbastanza buona, addirittura ha dato anche moltissimi 8 dei 9, ha rimandato poche persone, a parte una che a un certo punto gli ha fatto: guarda, non sei Naomi Campbell. Quello è stato il commento più cattivo. Arriva il turno di Valeria Marini, che ovviamente va per guardare un po' la location e mangia, mangia, mangia. Valeria Marini sono io praticamente, il mio spirito guida. Insalatina di carciofi con burrata. Sì, questo è l'assaggio. Da un attimo che devo guardare prima i dettagli. Vabbè, un pochino la voglio assaggiare perché... che buono. Io mi mangio un canolo però, questo è buono. Mamma mia, che bontà. Infine, Giulia De Lellis, come sempre, esperta di tendenza e di moda, va a scegliere il vestito del tronista e sceglie anche i vestiti delle corteggiatrici. È arrivato il momento. Lorenzo deve andare dalla corteggiatrice che non ha scelto e quindi che elimina, ma questa volta lo deve fare davanti a tutta la famiglia di lei. Quindi va nella stanza in cui ci sono i parenti e gli amici di questa corteggiatrice ed esce Giulia. Io sono rimasto così, ragazzi. Se mi seguite su Twitter lo sapete che ho commentato come per dire no, io ero convinto che scegliesse Giulia. Invece quando ho visto uscire Giulia ho fatto no, ma com'è possibile? Ma come mai? Insomma, davanti a tutti, davanti a una Giulia a quanto infastidita, le dice che sì, fin dall'inizio mi sei piaciuta, ma alla fine non ho scelto te. E lei risponde così. E secondo me il suo cuore non urla Claudia, urla business. Ovviamente, ragazzi, rosicava, perché se no non rimaneva nemmeno lì, insomma. Però, vabbè, fatto sta che allora adesso sappiamo che la scelta è stata Claudia. Claudia che, come dice Giulia, ha detto vabbè, hai scelto lei perché è quella un po' più facilina nel senso di carattere, più da addomesticare. Però io ci ho pensato, ho detto ma Claudia ha tipo 28 anni, non ne ha 20 come lei o come lui che ne ha tipo 22, quindi... non è stata secondo me una scelta di business, perché se voleva fare business Lorenzo lo poteva fare benissimo con una più giovane e una che comunque alla sua età potevano fare molte più copertine, Temptation Island e tutto quanto. A prendersene una più grande che ha sempre detto io tra 2 anni voglio una famiglia, voglio dei figli, insomma devi essere proprio innamorato. Arriviamo alla festa, inizia la festa, arrivano ovviamente tutti gli invitati famosi, tutti gli extronisti, tutte le varie scelte, tutto quanto, fino a quando Tina prende un amico di Lorenzo, va dal, come si chiama quello che batte in terra e dice i nomi, insomma dall'annunciatore, e gli dice questo. Devi dire, è arrivato Tina e il suo fidanzato Andrea. 1, 2, 3. Tina e il suo fidanzato Andrea. Bravi! Bravi! Mi sa che a questo punto, in quell'orario, l'alcol stava già scorrendo a fiumi, fino a quando entra finalmente Lorenzo e dice a tutti ho scelto Claudia, la famiglia di lui super contentissima perché, dice la mamma e anche la sorella, tifavano per lei, e adesso arriva il momento in cui le tende devono aprirsi. Se si aprono, Claudia avrà detto di sì. Se rimangono chiuse, vuol dire che il suo sarà un no. Ovviamente il minuto a disposizione scade e le tende rimangono chiuse. E io lì così, no, non mi di un'altra volta di un altro no, no, non ce la fo, non ce la fo. Dopo tipo mezz'ora, queste tende si aprono e succede questo. Tu lo sai che io dovrei dirti di no. Sì, lo so. Ma come faccio? Ammetto che quando Lorenzo l'ha baciata e l'ha chiamata, cioè gli ha detto, le ha detto ciao amore mio, mi è scesa anche una lacrimuccia e ammetto anche che questa scelta alla fine mi è piaciuta. Però ho da fare un piccolo appunto, perché se Lorenzo e i suoi comportamenti che limona una, poi limona quell'altra, poi va in camera di quell'altra, appena esce di là, va di là e limona quell'altra, se l'avesse fatto una donna, voi da casa invece di commentare ah 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 come fa ridere, ah 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 come è simpatico, avreste commentato tutte le peggiose. Quindi a me questa cosa non mi piace. Si è comportato un po' malino, secondo me, e si meritava appunto, anzi si è meritato appunto il ritardo del sì di Claudia.
Però arrivati a questo punto io mi domando, a settembre dicevo no Lorenzo, uno sbruffone, oddio, il peggior tronista della storia. Adesso non lo so, non so se mi sono ricreduto sicuramente su di lui, però boh, devo vedere se è serio oppure no, ma questo solo il tempo ce lo dirà. Magari andranno a Temptation Island, chi lo sa, magari si lasceranno subito, magari si sposeranno e faranno dei figli. Boh, per loro vi auguro tutto il bene del mondo, ma adesso tocca a voi ragazzi, come sempre. Fatemi sapere qua sotto tramite commento se avete seguito questa puntata, se vi è piaciuta la scelta, per chi ti favate e se secondo voi era trescissimo. Vi dico anche una piccola cosa, mi sa che prossima settimana non farò il video commento perché venerdì prossimo ci sarà una doppia scelta, che è quella di Ivan e quella di Luigi, perché praticamente così noiosi che persino Maria li ha uniti in un'unica puntata per sperare che qualcuno li guardi. E non la faccio semplicemente perché vi ho già detto che il Trono Classico l'ho seguito ma poco e male, però se Luigi ha iniziato insieme a Lorenzo e bene o male l'inizio del suo percorso io l'ho visto, Ivan proprio zero. Zero, zero, e anche perché per me è gay, quindi mi sembra un po' brutto commentare una cosa un po' così. Comunque vedremo, se poi voi vorrete anche il commento su questo, sulla prossima puntata di loro due, ditemelo, fatemelo sapere sempre qua sotto e quindi io poi, lo sapete, io faccio quello che volete voi. Basta che mettete like a questo video, deve raggiungere 800 milioni di like, e niente, iscrivetevi a questo canale, seguitemi anche su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Wow.